Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi siamo in questo meraviglioso campo sportivo di Cerreto Grue che accoglie il Val Grue Dog Show, seconda tappa challenge delle tre regioni. Io non vedo l'ora assolutamente di andare a conoscere tutti i protagonisti di oggi, cani e padroni. Andiamo! Siamo con Alberto Casarini, già lo conoscete, lo avete visto su Occhio Pavese, che è il presidente dell'Anima degli Animali, che è l'associazione che insomma sta dietro a questi meravigliosi eventi come il Val Grue Dog Show. Come sta andando oggi? Direi bene, oltretutto si è arricchita anche dalla manifestazione raduno ufficiale ENCI del Club Weimar Runner Italia. All'interno di questo raduno abbiamo comunque la nostra esposizione amatoriale che seguiamo noi dell'associazione L'Anima degli Animali, e direi che sta andando bene, il tempo anche è bello, ci sta aiutando, per cui siamo contenti. È vero, il cielo azzurro fa caldo e devo dire che siamo anche in una location straordinaria, in un territorio bellissimo, no? Sì, nelle valli tortonesi possiamo ammirare questa bellissima scenografia. Assolutamente, che non è solo quella che vedete alle nostre spalle, ma sono anche questi meravigliosi paesaggi, davvero queste colline. Si prosegue, non è l'ultima tappa ovviamente, no? La prossima tappa sarà il 2 giugno a Novi Ligure, e insieme sempre all'associazione L'Animal Angels, che stavolta ci ospita loro, a casa loro, e noi comunque organizziamo sempre questa manifestazione cinofila a scopo benefico. Una delle protagoniste di oggi è Alessia, che è accompagnata da due cani, due barboni grande mole, uno grigio e uno nero, Mabel e Nilo. Ecco, cosa avete appena finito in questo momento? Abbiamo finito i giudizi, sono stati giudicati molto bene, piaciuti, hanno mosso molto bene, quindi super contenta. Qual è la storia di questi due cani che sono con te oggi? Sono due cani che arrivano da bellissimi allevamenti, la razza è una razza di origine francese, usata prima come cane da lavoro, adesso proprio cane da bellezza. E sono effettivamente bellissimi, grazie mille. Buona giornata. Grazie a voi, ciao. Ci ha raggiunto invece Elena in questo momento, che è accompagnata da Grisante Small Mikises, che è un bulldog francese, ha 10 mesi e arriva dall'Ucraina, da un allevamento FCI. Bene, adesso si è appena sottoposta ai giudizi, com'è andata? Benissimo, ma con lei non ho quasi mai avuto problemi. Qual è il rapporto tra lei e la cagnolina? Io ne ho un'altra, io allevo corsi e sono come loro, un altro molossoide, che sono sempre attaccati, si spostano, quando mi sposto io si spostano anche loro, è così. Empatia totale. Esatto, sì, loro sono veramente, non me l'aspettavo, perché solo praticamente 6 mesi neanche che ho lei, e ne ho un'altra che è nata ad aprile, però sempre dall'Ucraina, quindi è pochissimo tempo che io allevo tra virgolette, né? Ho questi due bulldog e devo ammettere che mi piacciono tantissimo. Allora, grazie mille, buon dog show per oggi. Ok, grazie a te, ciao.
siamo con Lisa e con questa meraviglia che è appena scesa dal ring. Sì, che si chiama Zucatu ed è un volpino di Pomerania. E lui in particolar modo arriva dalla Russia, è un soggetto giovane, non ha ancora 2 anni e diciamo che comunque ha le prime esperienze. Quindi siamo venuti in questa bellissima esposizione per fare un po' di allenamento e per imparare a presentarci al meglio quando andremo sui ring importanti. Com'è andato questo allenamento fino adesso? È andato molto bene questo allenamento, sì, è stato bravo, siamo già andati abbastanza in un buon feeling. Quali sono le caratteristiche di questa razza? Beh, è una razza intanto di origine tedesca, perché comunque sono gli Spitz, in genere sono tedeschi, sono cagnolini da compagnia comunque, sono molto affettuosi, vanno d'accordo con i bambini e diciamo che non soffrono il freddo, come potete vedere. Esatto, direi di no. Ecco. Bene, allora grazie mille, in bocca al lupo. Un piacere, grazie a voi. E siamo adesso con Vania, che è in compagnia di Emma, che mi dicevi ha già fatto il migliore di razza. Oggi ha vinto, ha fatto il migliore di razza, è la miglior chihuahua a pelo lungo che c'è in tutta la manifestazione. Insomma, che onore, Emma! Cosa vuoi dire, Emma? Qualcosa sta dicendo però, non sappiamo bene cosa, ma qualcosa sta dicendo. Allora, raccontaci un pochino di Emma. Voi venite addirittura da Mantova. Veniamo da Mantova. Emma è una cagnolina allevata dalla mia amica Jessica Boretti e me l'ha affidata. Io la sto portando in giro un po' per tutta Italia, anche all'estero. Ha già raggiunto dei buoni risultati, è campionessa internazionale e campionessa croata e stiamo concorrendo per il campionato italiano. Insomma, abbiamo una star qua. Sì. Abbiamo una vera star, ma raccontami un attimino invece a te com'è nata la passione proprio di convivere così tanto con gli animali, soprattutto con i cani, immagino. Ma io ho passato un momento un po' strano nella mia vita e ho pensato di prendere un cane. Ho preso un chihuahua perché ho detto lo porto dappertutto. E da uno sono diventati 2, poi 3, poi 4 e non mi fermo più perché sono meravigliosi. Sono animali meravigliosi, come tutti i cani. Però loro essendo piccoli io me li porto ovunque, viaggiamo sempre insieme. E quindi in bocca al lupo per le prossime competizioni, ovviamente anche per il Valgure Dog Show di oggi. Ciao Emma. Bellissimo, grazie mille davvero Vani. Grazie a voi. Protagonisti di questa seconda tappa Super Challenge delle 3 regioni sono stati i cani suddivisi in 10 gruppi. Pastori, guardia difesa utilità, terrier, bassotti, spitz e cani primitivi, segugi e cani per pista di sangue, cani da ferma, cani da riporto da cerca d'acqua, cani da compagnia e levrieri. I vincitori dei 10 raggruppamenti si sono poi sfidati nel Best in Show finale, giudicato da Sergio Zamboni dell'Enci e vinto dal 3° classificato Golden Retriever, il Fox Terrier arrivato 2° ed il Collie, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Ed viva il Grue Dog Show, è concluso e abbiamo il vincitore, siamo con il signor Marco Podestà, complimenti prima di tutto. Grazie. Se l'aspettava? Non proprio, comunque insomma, un cane che qualche risultato, qualche soddisfazione me la dà.
Bene, bene, bene. Allora raccontiamo un attimino questo cane, intanto che razza è, qual è la sua storia? Questo è un pastore scozzese a pelo lungo, antica razza da pastore, è un cane molto dolce, un po' riservato, ha un carattere un po' particolare, ma dolcissimo, e veramente siamo chi lo conosce di solito si innamora. Perché ha detto un po' particolare? Un po' particolare perché è un po' riservato, un po', a volte si offende un pochino, comunque è, diciamo, dolcissimo e attaccato particolarmente a una persona, ma comunque anche con il resto della famiglia è molto, molto bravo, intelligente sicuramente, come del resto i cani da pastore sono stati selezionati da lavoro, e quindi veniva richiesto insomma un impegno anche mentale oltre che fisico, senza ombra di dubbio. Allora lo rivedremo? Spero, certo. E allora grazie mille e ancora davvero complimenti. Grazie, grazie a tutti voi e grazie all'organizzazione. Abbiamo raggiunto Manuela Scarcella, che è la presidente dell'associazione Animals Angels, che oggi è qui ospite del Valgrue Dog Show, e non solo, perché avete anche organizzato una raccolta benefica, così? Sì, allora intanto ringraziamo l'Anima degli Animali per aver avuto il pensiero di ospitarci, soprattutto qua che è il nostro territorio, diciamo, perché noi siamo l'associazione che si occupa delle adozioni e del benessere animale al canile di Tortona, quindi il canile di zona. E quindi sì, abbiamo organizzato come sempre una raccolta fondi, e con i fondi dei cani che abbiamo visto sfilare questa mattina, con i nostri gadget ovviamente, e poi con questa lotteria che mi è stata proposta all'ultimo istante, con dei premi recuperati soltanto per aiutare appunto i cani del canile, quindi abbiamo fatto anche questa cosa oggi che non era in programma. Sono stati tra l'altro appena premiati i vincitori, no? I primi tre estratti, diciamo così. Qual è la situazione oggi del canile di Tortona e quali sono le principali esigenze di questa struttura? Allora, noi ci possiamo considerare innanzitutto fortunati perché con il comune di Tortona c'è un ottimo rapporto, siamo qui diciamo da più di 5 anni, quindi le adozioni sono sempre andate e vanno benissimo. Questi ad esempio sono gli ultimi 10 giorni, 10 giorni per noi spaziali, perché sono nati a casa addirittura 4 cani storici del canile, quindi già più di così non potremmo chiedere. La nostra missione è essere tantissimo fuori dal canile, e per questo ne organizziamo una veramente tutte le settimane, per fare in modo che le persone possano conoscerci, conoscere il canile. Soprattutto ci portiamo dietro i cani, e oggi qua con noi abbiamo Iole e abbiamo Furia, che è andato un pochino a riposare, e questo perché alcune persone ci dicono che si impressionano a venire in canile. In realtà nel nostro, fortunatamente per la struttura che è enorme, tutta immersa nel verde, e perché è molto ben tenuto, ovviamente non c'è da impressionarsi, anzi abbiamo una marea di visite. Lui è uno degli ultimi adottati di una cucciolata di mamma Segugia, che è arrivata gravida a termine in canile e che ha fatto ben 9 cucciolini. Non sono semplicissimi i Segugi da sistemare, perché le persone li pensano cani da caccia, in realtà sono cani straordinari per la famiglia, proprio di una bontà e di una gestibilità esagerata. Se pensate che lui è a casa da una 20 giorni ed è qui che cammina tranquillamente, molto tranquillo e molto, molto ben gestibile, ecco. Quindi le idee per diciamo promuovere il canile sono sempre tante, e ce la mettiamo tutta, perché ovviamente più cani escono e per noi le adozioni sono veramente tante, ma noi spingiamo affinché veramente il maggior numero di cani possano andare a casa. Volevo che la nostra amica vi mostrasse quello che c'è scritto qua: non abbandoniamo nessuno, che è uno slogan che insomma non è soltanto uno slogan, devo dire, no? Anzitutto perché noi l'associazione è stata fondata più o meno da 9 anni e non ci occupiamo soltanto di cani, ci occupiamo anche di colonie feline, di gatti, e in questo momento stiamo facendo fronte ad una emergenza grossa nel comune di Cassano, dove sono stati sfrattati 40 di mici con anche la famiglia che li ospitava, e che per noi è stato un grosso impegno e economico, perché abbiamo diciamo dovuto sterilizzare tutti i gatti, ovviamente li abbiamo dovuti rimettere in ordine dal punto di vista degli antiparassitari e problemi di salute vari, e dobbiamo cercare casa. 20 sono già andati a casa, ma come voi sapete l'adozione dei gatti adulti non è mai così, non è semplice come forse per noi è semplice collocare dei cani adulti, ecco, c'è un po' meno cultura. Invece ti dico la verità che abbiamo avuto una bella risposta, abbiamo grande solidarietà. E allora complimenti, ovviamente buon lavoro, e ringraziamo la presidente.